Buongiorno e ben ritrovati in questi giorni di caldo estivo. Allora, oggi l'argomento che vi propongo è diverso da quelli che abbiamo affrontato nelle ultime volte, perché mi sono sentita incuriosita un episodio di cui si parla nella parasha della settimana, dello Shabbat appena passato, che è l'episodio di Amalek. Al termine della parasha di Kitezé viene di nuovo ricordata l'aggressione che Amalek ha fatto contro il popolo ebraico quando il popolo era stanco e lo ha aggredito alle spalle. Dal combattimento, tuttavia, il popolo ebraico è uscito vittorioso, però il personaggio di Amalek è l'esempio, è l'epitome di tutti i nemici del popolo ebraico che lo hanno aggredito, che lo hanno maltrattato, e in questo breve brano viene detto in fondo: ricordati di ciò che ti ha fatto Amalek. Cancella il suo nome da sotto il cielo, non te lo dimenticare. Una frase molto strana, perché appunto bisogna ricordare ciò che ha fatto Amalek, ma bisogna cancellare il suo ricordo. E allora mi sono chiesta se il personaggio di Amalek fosse in qualche modo affrontato nel Talmud. Dai maestri, e in effetti ci sono vari passi che parlano di Amalek, e ho pensato di riportarmene due che mi sono sembrati significativi. Il primo è un passo abbastanza breve, si trova nel Trattato di Sanedrin, alla pagina 99b, e dà una qualche spiegazione del perché Amalek è stato un tale nemico del popolo ebraico. La Gemara riferisce la storia di Timna. Timna cercò di convertirsi alla fede di Abramo. Andò da Abramo, Isacco e Giacobbe per quello scopo, ma essi non l'accettarono come convertita. Allora lei andò e divenne una concubina di Elifaz, il figlio di Esaù, dicendo, come spiegazione, è meglio essere la serva di questa nazione piuttosto che la principessa di nessun'altra nazione. Da lei uscì Amalek, che grandemente afflisse Israele. Per quale ragione Amalek fu capace di causare a Israele così tanta sofferenza e dolore? Quale peccato fecero gli ebrei che causò che essi soffrissero così grandemente per le mani di Amalek e dei suoi discendenti? Fu perché Abramo, Isacco e Giacobbe non dovevano rifiutare Timna. E a causa del fatto che i patriarchi rifiutarono di accettarla come convertita, il Signore fece sì che i loro discendenti soffrissero per le mani dei suoi discendenti. Di lei. Ecco, quindi una spiegazione in qualche modo del perché Amalek fu un tale nemico e aggressore del popolo ebraico. Ma c'è un altro brano che in qualche modo parla di Amalek, anche se veramente Amalek è solo un inciso, se vogliamo. Ma mi è sembrato particolarmente interessante perché parla dell'istituzione delle scuole in Israele, nell'antico Israele. E questo brano si trova nel Trattato di Bava Batra, alla pagina 20b, e bisogna fare prima un breve inciso per spiegare l'origine di questo brano.
Bisogna sapere che Yeshua ben Gamla fu colui che istituì il sistema scolastico in Israele, nell'antico Israele. Chi era Yeshua ben Gamla? Era un Kohen Gadol che visse verso la fine dell'epoca del Secondo Tempio, durante il regno di Agrippa II. La moglie era Marta Bat Baitos, una delle donne più ricche di Gerusalemme, che fece sì che il re nominasse suo marito Kohen Gadol. E sotto l'influenza di Shimon ben Cetach, lui stabilì un sistema di educazione per cui in ogni città, in ogni distretto, fossero nominati maestri per educare i bambini, anziché solo a Gerusalemme, come accadeva prima. All'inizio, se un bambino aveva un padre, il padre gli insegnava la Torah, e se non aveva un padre, quel bambino non studiava Torah. Poi fu fatto un'ordinanza che i maestri per bambini piccoli fossero nominati a Gerusalemme. Se un bambino aveva un padre, il padre portava questo bambino a Gerusalemme e se no, questo bambino non andava e non studiava. Allora decisero che fossero nominati maestri in ogni regione, così che i bambini potessero andare a scuola all'età di 16 o 17 anni. Però alla fine Yeshua ben Gamla stabilì che maestri per bambini piccoli fossero nominati in ogni distretto e in ogni città, così che i bambini iniziassero a studiare all'età di 6 o 7 anni. Allora, vediamo che questo personaggio questo Kohen Gadol è stato fondamentale nella istituzione delle scuole in un'epoca così precoce, se vogliamo, in un'epoca in cui dopo la distruzione del Tempio evidentemente ci si poneva il problema di come continuare a promuovere lo studio e i Bate Midrash per le persone adulte non bastavano sicuramente, bisognava che i bambini fin da piccoli iniziassero a studiare, come avviene anche al giorno d'oggi, 2000 anni dopo. Ma veniamo a questo episodio che è interessante perché appunto si rifà all'importanza dell'educazione, in particolare all'importanza del maestro, alla responsabilità che ha il maestro. La Mishnah da cui parte tutta la discussione in realtà tratta di un argomento del tutto diverso. Come sappiamo, i trattati di Bava Batra e Bava Metzia e Bava Kamma trattano per lo più di argomenti economici, commerciali, eccetera. E qui l'argomento di questa Mishnah è il problema che chi possiede un cortile si trova nell'imbarazzo a chi affittare questo cortile, perché se lo affitta a qualcuno che fa un lavoro particolarmente rumoroso, gli abitanti che vivono intorno a quel cortile possono, i residenti possono opporsi alla presenza di questa attività rumorosa, dicendo appunto non posso dormire perché mi dà noia il rumore del martello, mi dà noia il rumore delle macchine. Alla fine della Mishnah si dice anche io non posso dormire a causa del rumore dei bambini. E questo è ciò che esamina in particolare la Gemara. La Gemara parte dal fatto che in un cortile, appunto, poteva esserci una scuola e quindi i bambini con il loro vociare potevano disturbare la tranquillità degli abitanti, dei residenti. Ma vediamo in particolare l'episodio che appunto parte da questa considerazione. Si tratta di decidere in che modo scegliere
I maestri, in che modo, quali considerazioni tenere a mente nella scelta di maestri? Ravà disse: ci sono due tipi di maestri. C'è uno che insegna in modo veloce, ma non è preciso, e ce n'è uno che è preciso, ma non insegna in modo veloce. Noi scegliamo quello che insegna in modo veloce, ma non è preciso, perché ogni errore che un bambino possa imparare dal suo maestro, quando lui sarà più grande, questo errore gli verrà corretto. Rav Dimi è in disaccordo e dice: noi nominiamo maestri che sono precisi, ma non insegnano in modo veloce, perché ogni errore che un bambino impara in età scolare, gli rimane per tutta la vita, non verrà mai più corretto da nessuno. Come è scritto, e qui c'è l'episodio particolare di cui vi rendo conto, Yoav e tutto l'esercito di Israele rimase lì per 6 mesi ed egli, finché lui non ebbe ucciso, preciso, tutti i maschi di Edom. Le femmine tuttavia furono risparmiate. Quando Yoav apparve davanti al re David, David gli disse: perché hai fatto questo? Perché hai risparmiato le femmine? Yoav rispose a David: perché è scritto, tu cancellerai la popolazione maschile di Amalek, Zahar. Davide disse a Yoav: ma noi leggiamo il versetto in un modo diverso, poiché tu cancellerai la memoria, Zecher, di Amalek. Yoav disse a David: a me è stato insegnato a leggere Zahar, la popolazione maschile. Poi Yoav andò e chiese al maestro della sua infanzia quale versione il maestro aveva insegnato. Yoav disse al suo maestro: come leggi il versetto per noi? Il maestro disse a Yoav: io leggo Zecher, cioè la memoria di. La lettura del maestro del versetto era corretta, ma Yoav aveva erroneamente letto Zahar quando era un bambino e negligentemente il maestro non lo aveva corretto. Non aveva corretto l'errata lettura di Yoav. Yoav estrasse la spada per uccidere il maestro. Il maestro disse a Yoav: forse che mi merito questo. Yoav gli disse: poiché è scritto, maledetto colui che fa il lavoro del Signore in maniera negligente. Il maestro disse a Yoav: lascia che quell'uomo rimanga sotto la maledizione. Quell'uomo è un eufemismo per dire me. Yoav gli disse: ma è anche scritto nella continuazione di quel versetto: e maledetto è colui che trattiene la sua spada dallo spargere sangue. Alcuni dicono che Yoav uccise il suo maestro, altri dicono che non lo uccise. E qui termina questo episodio. E al di là dell'importanza che noi vediamo, che viene attribuita all'insegnamento, in particolare vediamo appunto quanto è fondamentale, importante e grande la responsabilità di un maestro nell'insegnare in maniera corretta, e se gli allievi capiscono male o sbagliano, ha l'importanza di correggerli, perché questo può avere delle conseguenze nefaste. E così Yoav aveva cancellato i maschi della casa dei discendenti di Amalek, non le femmine, per un errore di lettura che non era stato corretto. Con questo io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima.